Ciao a tutte, oggi c'è qui Yolanda che ci racconterà la sua esperienza con One Shot Program. E Yolanda era già una mia atleta, già la seguivo con altri tipi di programmi e ha terminato proprio questa settimana le 12 settimane di One Shot Program. Adesso facciamo dire a lei un pochettino, a raccontare questa esperienza, come è andata, come è iniziata e come è finita, insomma. Ciao a tutte ragazze e colleghe, e niente, praticamente è successo che, no, mentre con il mio programma di allenamento normale, la coach è venuta fuori con questa nuova proposta di questo programma, One Shot Program, che sarebbe un programma avanzato di gambe, glutei e addome. Inizialmente diciamo che ero curiosa, perché comunque diciamo che è la zona del mio corpo dove sono un po' più carente, quindi andare a lavorare in un programma avanzato dove potevo avere la possibilità di migliorare nella parte lower, quindi nella parte bassa del mio corpo, era per me una grossa curiosità. E inizialmente la prima impressione me lo sono vista come un grande lavoro, perché di fatto è concentrato su tanto volume di lavoro, però andando per step, perché si inizia da un livello, poi piano piano si può progredire di carico, comunque si può anche progredire, c'è la possibilità di progredire di ripetizioni, e mi sono resa conto che era una bella sfida, perché andavo a lavorare, sentivo proprio il lavoro sulle zone dove di fatto sì, erano già allenate, ma non avevano lo stimolo giusto per far sì che crescesse il muscolo, proprio, diciamoci la verità, nel gluteo, nelle gambe o comunque anche il tanto, no, invidiato addome piatto, diciamo così. La mia impressione prima di iniziare questo programma era assolutamente curiosità. Però a fine programma, dopo tutto il lavoro svolto e intenso, posso dire che è stata un'impressione positivissima, perché se prima il mio fisico, parlo proprio a livello estetico, il mio fisico era già abbastanza formato, comunque allenato, poi si è visto lo sviluppo, la crescita del muscolo, e quindi questa comunque è una cosa positiva. A parte questa, ho anche acquisito settimana dopo settimana un miglioramento nella tecnica, perché andando a lavorare su determinati esercizi, quindi tante ripetizioni, diciamo che andare proprio a capire come fare quell'esercizio, quindi acquisire una qualità tecnica un po' più superiore, ti permette poi di conseguenza di lavorare meglio il muscolo e di formarlo meglio, quindi a livello estetico. La tecnica per me è stata molto importante. Giustamente lei si allenava già con me, però in questo programma anche la particolarità è che nel primo blocco di lavoro si va a lavorare tanto sulla percezione e proprio sul perfezionare pochi esercizi, proprio tutti dedicati al lower, quindi appunto ci siamo potute focalizzare molto su quello e anche poi chiaramente per le settimane successive, perché c'era tanto volume, soprattutto sulla parte bassa del corpo, parte alta rimaneva un po' meno allenata in mantenimento, quindi ha proprio veramente potuto dare il 100% su questo distretto muscolare, che in teoria era quello che da lei faceva fatica a crescere, però in realtà direi che i risultati si sono visti, sì. Insomma, difficoltà a crescere, alla fine si è rivelata che non c'era, è cresciuto tutto lo stesso. Ringrazio Yolanda perché è stata una delle prime temerarie che si è buttata a occhi chiusi nel programma, che ancora nessuno sapeva cosa fosse, e quindi è stata veramente tra le prime ad iniziare così a scatola chiusa, però sono molto contenta del risultato. Le faccio l'ultima domanda, ti chiedo Yolanda, guarda, cosa ti ha lasciato e semplicemente cosa vuoi dire, se vuoi suggerirlo a qualcuno, se vuoi lasciare un messaggio. E quello che mi ha lasciato è la certezza che se comunque ci credi in quello che fai e vuoi arrivare a un obiettivo, con il giusto programma, con i giusti allenamenti puoi farlo. Quindi non è niente impossibile, ci vuole comunque una buona costanza, una buona volontà e soprattutto crederci. Quindi quando io mi sono, ho visto questo programma e ho detto ok, sono carente sulla parte bassa, però io so che posso in un modo o nell'altro crescere, ci ho creduto, e quindi secondo me è una cosa
cosa che per noi donne è una grande soddisfazione e mi ha lasciato comunque anche tanta acquisizione tecnica, perché comunque ho migliorato quello che già avevo di buona base, ho potuto migliorare. Grazie mille, grazie e ci vediamo alla prossima. Ciao!